La notizia del ritrovamento dei tre ragazzi che risultavano dispersi nelle gole del Raganello smorza la tensione che da 24 ore teneva sotto stress gli uomini del soccorso alpino e speleologico Calabria. Loro che insieme ai vigili del fuoco e agli uomini della protezione civile hanno lavorato ininterrottamente per il recupero degli escursionisti inghiottiti dal fiume di fango e detriti. 26 le persone tratte in salvo e 10 le vite spezzate in uno dei giorni che doveva essere di vacanza e divertimento. Aveva deciso di portare la sua famiglia alle gole del Raganello, Gianfranco Fumarola, 43 anni, in servizio nella casa circondariale di Taranto, inghiottito dal fango dopo aver messo in salvo i suoi figli, ora ricoverati insieme alla moglie all'ospedale di Castrovillari. Lascia 3 figli di 4, 11 e 13 anni. Adesso cosa sarà di noi, ha detto ieri la moglie di Fumarola incontrando il ministro Costa, che si è impegnato a non lasciare sole le vittime di questa immane tragedia. Vittime come il calabrese Antonio De Rasis, guidava lui quel pomeriggio uno dei due gruppi di escursionisti. Aveva 32 anni, viveva a Cerchiara, guida esperta e volontario della protezione civile. Il giovane calabrese fu tra i soccorritori intervenuti dopo la valanga all'hotel Rigopiano nel gennaio del 2017 in Abruzzo. Claudia Giampietro, 31enne di Conversano, e Miriam Mezzolla, 27enne di Torricella, erano amiche inseparabili, unite dal sogno della danza, sempre insieme come quel maledetto pomeriggio che ha spezzato le loro giovani vite. Tra le vittime anche Antonio Santopaolo, 44 anni di Napoli, e sua moglie Carmela Tammaro, 41 anni, genitori di Chiara, la bambina di 8 anni rimasta ferita e trasferita al Bambin Gesù di Roma, e di un'altra piccola rimasta illesa. Di Torre del Greco era Maria Immacolata Marrazzo, 43 anni, residente a Ercolano, era con il marito e i figli di 11 e 9 anni, sopravvissuti alla furia delle acque. E poi c'erano i fidanzati romani Carlo Maurici, 35 anni, e Valentina Venditti, 34. Paola Romagnoli aveva 55 anni, era nata a Bergamo, era insieme al marito olandese, è rimasto ferito. Nel giorno del lutto nazionale della visita del capo della protezione civile, la comunità di Civita cerca di tornare faticosamente alla normalità, anche se qualcuno, già da ieri, ha deciso di lasciare il borgo. Troppo dolore per continuare a far finta di nulla. Cristina Iannuzzi per la CNews 24.